La mafia non è affatto invincibile, è un fatto umano e come tutti i fatti umani ha un inizio e avrà anche una fine. Piuttosto bisogna rendersi conto che è un fenomeno terribilmente serio e molto grave e che si può vincere non pretendendo l'eroismo dai nervi cittadini, ma impegnando in questa battaglia tutte le forze migliori. Stavo andando da un concerto all'altro, quindi ero in macchina e avevo degli amici in Sicilia che non riuscivo più a contattare perché vennero tagliati i ponti radio in Sicilia. E quindi da lì cominciai a capire che stava succedendo qualcosa di particolare, dopodiché arrivò la notizia dell'attentato di Capaci. Purtroppo il contesto storico era delicatissimo, era il momento in cui in qualche modo la mafia stava entrando negli alti apparati, insomma non si parlava più di pizzo ma si parlava di appalti e quindi in qualche modo non dico che quella fosse una strage annunciata, però si sapeva che quelli che stavano indagando rischiavano grosso. Quella di Borsellino fu una strage annunciata, perché nel momento in cui morì Falcone si capì che Borsellino avrebbe fatto la stessa fine. Credo che ognuno di noi fece molto dal punto di vista personale, perché comunque noi andavamo in quei posti a fare concerti, ci andiamo ancora. Io mi ricordo che cantavo una canzone che si chiamava Si può dare di più, dove c'era una frase: perché la guerra e la carestia non sono scene viste in TV. E io la sostituì una parola e cominciai a cantare: perché la mafia e la carestia non sono scene viste in TV. E partiva un applauso dalla gente molto partecipe, insomma, in cui in qualche modo quella frase che io dicevo aveva qualcosa di liberatorio, cioè chi stava sotto al palco si sentiva parte di qualcosa che non riguardava solo la Sicilia o la Calabria o la Campania, ma che riguardava tutto il paese. Sono tanti, ma i morti sono tanti, io sono stato fino a qui, la notte personalità. E voi, ecco, non le perdete di vista, li seguite voi, chiama 49, gli fate sapere dove lo portano. Nel momento in cui rifletti la notizia della strage del 23 maggio, mi trovavo a casa a Palermo, però avrei dovuto essere in quell'aereo con Giovanni Falcone e nella macchina con lui perché dovevamo tornare insieme da Roma. Solo che la sera prima mi disse che avrebbero dovuto rinviare la partenza fissata per il venerdì 22 maggio alla mattina successiva. E mi fate sapere la selettiva, il numero dell'autoradio che lo sta ascoltando. Puoi immaginare come non avessi, non si può descrivere quello che provai nel momento in cui sentì la notizia alla televisione e questi sentimenti di rabbia, di impotenza, di vuoto. Però la televisione aveva detto che non era ancora morto Giovanni, allora mi recai di gran corsa all'ospedale e appena arrivato e mentre percorrevo quella strada pensavo: dai Giovanni, cerca di farcela, di resistere, perché sei stato sempre fermo al timone della tua vita contro tutte le avversità. Per tanto stare.
chi è disponibile a fare il proprio dovere in Italia deve essere qualificato come eroe e deve essere indicato come soltanto delle mosche bianche, beh, siamo ridotti veramente male. Quindi la disponibilità al servizio, la disponibilità, ecco, non deve essere visto come eroe. Come un eroe, anche perché oggi non abbiamo più gli eroi e non abbiamo più necessità, non dovremmo avere necessità di avere eroi. Oggi c'è bisogno di una massa di persone che riesca a cambiare la realtà. Quindi è questa la prospettiva entro cui ci dobbiamo muovere. E ai giovani bisogna dare questo messaggio, che ognuno di loro deve partecipare per cercare di cambiare l'esistenza e avere la speranza di poterlo cambiare. Io, Rosaria Costa, vedova della gente, Vito Schifani mio, battezzata nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, a nome di tutti coloro che hanno dato la vita per lo Stato, chiedo innanzitutto che venga fatta giustizia, adesso, rivolgendomi agli uomini della mafia, perché ci sono qua dentro, e non, ma certamente non cristiani. Sappiate che anche per voi c'è possibilità di perdono. Io vi perdono, però mi dovete mettere in ginocchio, però. Se avete il coraggio di cambiare, loro non cambiano. Avete il coraggio? Di cambiare. Si può morire di mafia non solo come vittima della violenza mafiosa, ma anche muore di mafia chi si volta dall'altra parte quando vede commettere delle illegalità, per chi chiede dei favori ai potenti, per chi vuole sfruttare il clientelismo, l'opportunismo. Per chi, insomma, sposa quei codici di comportamento che sono tipici della mafia. Allora lì, ecco, un giovane non può rimanere privato della sua libertà, della sua volontà di esplicare, aver riconosciuto tutti i suoi meriti e cadere vittima della mafia. Lei vive in sostanza blindato, ma chi glielo fa fare? Soltanto lo spirito di servizio.